E nuovamente con noi oggi Bruno Aragno, portavoce dei fedelissimi della Cicuneo 1905. Ciao Bruno, benvenuto. Ciao a tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora Bruno, è venuto il Livorno a Cuneo, c'è stata questa partita che ahimè non è andata molto bene, ma dici tu com'è andata? Difatti, parlare di questa partita è un po' difficile perché è stata veramente una Caporetto, come dicevo una volta. Un 4-0 che non lascia scampo a poche parole, anche se tutto sommato ci sono stati qualche piccolo errore, forse arbitrale, che ci ha danneggiato. Però sul 4-0 non c'è poco da dire. Ecco, purtroppo la squadra era molto inferiore a Livorno, che è una delle favorite, secondo me è la favorita per vincere il campionato. C'è stata molta affluenza di tifosi? Ma da Livorno sono arrivati circa un 400, poi qualcuno di Cuneo, diciamo che 1.200 persone allo stadio c'erano, anche perché poi c'era la Stega Marrone, perciò in città, diciamo che era tutto pieno dappertutto, anche lo stadio, diciamo. Sì, la città era veramente gremita di gente. Quindi le tue previsioni su questa alta affluenza di pubblico e dei livornesi, comunque, insomma, è stata giusta, diciamo. Sì, dei cunesi un po' meno, ma ormai i cunesi, diciamo che i bugianesi sono proprio bugianesi, Ma no? no, non... Quello... no, Eccolo. non diciamo questo. Però c'era anche la Fiera del Marrone. Senti, cosa vuoi dire ai ragazzi sulla partita di Ma questa domenica? i ragazzi devono subito dare un segnale domenica ad Olbia, che giocheremo in terra sarda ad Olbia, e dare un segnale che è stato solo un episodio, che da domenica ci tireremo sulle maniche, diciamo i pantaloncini, e faremo una partita di quelle di combattimento, ma a portare a casa qualcosa, altrimenti la situazione si fa un po' bruttina, ecco. E questo è l'augurio che facciamo ai ragazzi. Grazie Bruno per essere stato con noi anche oggi, anche se è stato difficile comunicarci i risultati. Eh sì, è stata un po' la domenica un po' brutta per noi tifosi, però bisogna guardare avanti e cancelliamo il passato, ma il futuro, che sia un futuro di combattimento e magari di qualche vittoria, che in casa non la vinciamo mai. Ecco. Bene, grazie Bruno nuovamente, a presto. Grazie a voi e buona continuazione.